Allora, visto e considerato che all'ultimo concerto a cui sono andato mi è stata fatta una domanda molto interessante, tante volte do per scontato che tutti conoscano tutti i gruppi che conosco io, quando in realtà poi mi rendo conto che anche sul canale, quando parlo appunto di determinati gruppi, mi rendo conto che molti di voi non li conoscevano. Mi è stata fatta questa domanda: ma mi puoi consigliare in ambito black metal alcuni gruppi sempre riguardanti il fantasy? Bene, dato che in quel momento non avevo le idee fresche per cui pensarci, vorrei rispondere in questo video, così almeno rispondo non solo ai ragazzi a cui me l'hanno chiesto, ma vi do delle dritte anche a voi. Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi vi vado a consigliare tre gruppi in ambito black metal che hanno appunto tematiche fantasy. Vedi questo? Bello, eh? Se passi su Instagram lo vedi pure meglio. Vabbè, dai, visto che ci stiamo, via qua, ma ti faccio vedere una bella cosa che secondo me merita di essere vista. Allora, come puoi ben vedere, il 74% dei chi mi guarda i video non è iscritto al canale. Che famo? Senza iscritto, se scriviamo? Voglio dire, io mi sto a fare un bel culo per fare sti video. Almeno lasciami l'iscrizione, non dico tanto. In questo video vorrei nominarvi i Summoning, ma diciamo che i Summoning sarebbero un po' troppo scontati, diciamo, ecco qui. Quindi vi darò tre gruppi più un eventuale bonus che fanno appunto black metal e trattano tematiche fantasy. Per chi se l'è perso, io vi consiglio di andare a vedere il video appunto dove parlo del Tolkien Black, dato che comunque sia è un video dove comunque sia faccio una bella panoramica riguardante appunto i summoning, quello che poi è diventato l'atmospheric black, l'epic black. Io lo chiamo Tolkien Black, chiamatelo come volete, insomma i summoning sicuramente sono uno di quei gruppi che vanno ascoltati se ci piace il fantasy appunto nel black metal o comunque sia il fantasy in generale. Allora, dato che comunque sia e Bling Guardian ci portano comunque una tematica fantasy nel power metal, questi ragazzi appunto che me l'hanno chiesto volevano avvicinarsi al black metal tramite sempre il fantasy e i summoning appunto li conoscevano e io lì per lì ho detto: allora mi serve qualche gruppo da consigliargli simile summoning che adesso non mi viene in mente. Infatti sono riuscito a consigliargli solo un gruppo. Allora, di cosa parliamo oggi? Quindi di questi tre gruppi, quali sono? Il primo gruppo che voglio consigliarvi oggi è Emin Muil. Allora, Emin Muil è la one man band appunto di Saverio Giove, che tra l'altro ho incontrato a Bologna, se vi siete persi il video andatela a recuperare. Emin Muil praticamente è una one man band, dico sempre Tolkien Black perché appunto ci parla degli avvenimenti appunto nel Silmarillion, in questo caso Signore degli Anelli. Diciamo che ecco, Saverio ci riporta negli avvenimenti del Silmarillion, perché i tre album che ha fatto fino ad ora ci parlano appunto. Il primo della saga di Turin, praticamente è il capitolo che parla appunto della saga degli umani, di Turin, appunto di come questo uomo ha ucciso il drago Glaurung e tutta la saga appunto che c'è intorno a Turin. È una storia molto molto bella che prima o poi spero di raccontarvi, diciamo raccontarvela bene, come ho fatto per Elenio Nankalima, che è il suo secondo album. Praticamente Elenio Nankalima è la storia di Numenor, quello che poi abbiamo visto nella serie TV del Signore degli Anelli. Riguardo Elenio Nankalima ci ho fatto un bel video a riguardo, se ve lo siete persi andatela a recuperare perché veramente è un video clamoroso. Lì ne parlo molto più approfonditamente. Per quanto riguarda il terzo album, Afar Angadfark,
Torniamo un po' indietro nel tempo, ci parla appunto della guerra dei gioielli, i gioielli che sono i Silmaril, è praticamente una creazione di Fëanor, praticamente è quello che dà il via a tutta quanta la storia che ruota intorno al Silmarillion. Fëanor ha forgiato, così, se così vogliamo dire, questi tre gioielli che poi sono andati in mano a Morgoth, all'Oscuro Signore, quindi c'è tutto quanto la guerra dei gioielli, tutto quello che è successo nel frattempo, c'è veramente un mondo dietro a questo argomento, anche di questo ve ne vorrei parlare in un video approfondito. Chissà se in futuro, se mi fate capire che questo video vi piace o comunque sia, ve ne parlerò in un video a parte, ecco. Per quanto riguarda Afarangarfark, tra l'altro, vi faccio notare che nella classifica di qualche anno fa è arrivato addirittura al primo posto, uno dei migliori, veramente il miglior album del 2020. Se non l'avete sentito, andatevelo a recuperare perché veramente è un album che merita tantissimo, raga. Tanto, tanto, tanto. Poi io, raga, a Saverio gliel'ho detto, secondo me tu sei l'erede dei Summoning, proprio. Raga, quando... Vabbè, insomma. Andiamo avanti. Il secondo gruppo che vi consiglio oggi è Keys of Orthanc. Allora, Keys of Orthanc è un gruppo proveniente dal Canada, dal Quebec, a quanto pare qui mi viene in aiuto Metal Archives. È Atmospheric Black Metal, qui appunto ci dice Epic / Atmospheric Black Metal, Dungeon Synth. Ovviamente le tematiche trattate da questo gruppo sono proprio quelle di Tolkien. Per chi non lo sa, Orthanc è la torre nera appunto di Saruman nel Signore degli Anelli. Per quanto riguarda loro, hanno all'attivo un paio di album, tre album. Il primo è A Battle in the Darklands of Ai. No, in realtà ce ne sono quattro. Il primo è Dusk Ag... Eccolo qui. Dash Ag Golnauk, che tra l'altro io questo album non l'ho sentito ancora, dovrò recuperare. Tra l'altro questo mi dà l'occasione per dirvi che se vi iscrivete al canale a 3000 iscritti vi faccio il video sui Moonsorrow in cui cerco di pronunciare le le canzoni dei Moonsorrow, quindi iscrivetevi al canale. Il secondo album del 2019 è A Battle in the Darklands of the Eye, è un album molto bello a parere mio, io tra l'altro ho, di cui ho questa bella cosa, la bella tape di questo album che è bellissima a parere mio. Ah, tra l'altro, altro off topic, se volete un video riguardanti le tape fatemelo sapere nei commenti perché sarei molto felice di farvelo. Allora, questo è un album molto duro, molto rude, molto crudo, non è l'atmospheric black, quello che ci propone Amin Muil o i Summoning, è un po' più, come dire, più ignorantello, ecco, un po' più rude, un po' più classico black metal, anche se qui comunque sia ci dice Dungeon Synth, in realtà il Dungeon Synth, di Dungeon Synth né Keys of Orthanc c'è poco e niente, cioè sì c'è, ma non è il Dungeon Synth quello che dà prevalenza alle tastiere, qui si dà più prevalenza alle chitarre, alle chitarre, importanza all'aggressività, ecco, delle chitarre, la batteria molto più blast beat, quindi se vi piace il black metal, quello più black, vi consiglio appunto i Keys of Orthanc perché secondo me è un gruppo che merita. Poi ecco, c'è Unfinished Quest e Of the Lineage of King. Of the Lineage of King, anche di quello ho la tape, è un album veramente clamoroso, è un album che ci parla appunto del Signore degli Anelli, qui si va più sulla linea, cioè sulla linea temporale, arriviamo più sul Signore degli Anelli piuttosto che il Silmarillion, e per quanto riguarda questo album, per me almeno, le canzoni migliori sono due, Of the Lineage of King e Her Mighty Heart, che tra l'altro ci avevo fatto qualche anno fa una reaction, se ve la siete persa andatevela a vedere così vi sentite anche che cosa fanno i Keys of Orthanc. Per quanto riguarda l'ultimo gruppo che vi consiglierò oggi,
è Druadan Forest. Druadan Forest è un gruppo, è una one man band, perché gruppo sono praticamente quasi tutte one man band, a parte Ghiso Forte, anche se non mi sbaglio è un duo. Per quanto riguarda Druadan Forest, è una cosa un po' difficile, diciamo, da... cercherò di spiegarvelo nel modo più giusto possibile, che cosa fa e, diciamo, cosa aspettarci. Allora, per quanto riguarda Druadan Forest, fa praticamente epic black metal tendente all'ambient, sul dungeon synth, insomma. Per quanto riguarda l'album che io voglio consigliarvi oggi è The Lost Dimension, un album appunto uscito nel 2017, nel lontano 2017, e che secondo me è, diciamo, il migliore di Druadan Forest, anche se comunque sia Lord Master Time ancora non l'ho ascoltato. Ho ascoltato Dismal Spell from the Dragon Realm e Dungeon Synth, e ho scoperto adesso, in questo preciso momento, che è uscito un album l'anno scorso, si chiama Portals. Io adesso lo devo andare ad ascoltare, assolutamente. Per quanto riguarda appunto il sound di questo album, come vi ripeto, è molto molto tranquillo, è un po', diciamo, per capirci bene, un po' il ritmo quello che ha Lustre, un po' tendente, diciamo, al doom, un po' molto calmo, ecco. Ripeto, fa comunque sia ambient, dungeon synth, epic black, come vogliamo chiamare. Appunto, le tematiche trattate sono fantasy. Secondo me è uno dei migliori gruppi sulla piazza che fa appunto epic black. È un progetto con cui veramente sono andato in fissa con questo album, uno dei migliori appunto album secondo me, atmospheric black fantasy, un album che a parere mio va per forza ascoltato se vogliamo addentrarci in questo genere bellissimo. Per quanto riguarda l'album in più che voglio consigliarvi oggi sono proprio i Galadan Brood, i Galadan Brood con Book of the Fallen. No, Book of the Fallen è il libro da dove, vabbè. L'album dei Galadan Brood, insomma, è Echoes of Battle, un album del 2013. Io tante volte, ecco, do per scontato che tutti conosciate i gruppi più importanti di cui tante volte io vi parlo. È sempre bene parlare, anche se molti di voi conoscono magari, ecco, i Galadan Brood, è sempre meglio parlarne, perché tanti ci sono anche tante altre persone che non conoscono questo gruppo, nonostante sia famosissimo. Galadan Brood appunto hanno fatto, per adesso, si spera che in futuro ne facciano un altro, il loro primo album nel 2013, ed è proprio Echoes of Battle, un album veramente pregno di epicità, bellissimo, un album che a me ha avvicinato appunto al black metal. Per chi ha visto appunto il video sui summoning sa che io mi sono avvicinato al black metal per i Galadan Brood, poi diciamo che il mio gruppo preferito sono diventati summoning. È stato il mio primo gruppo che ho amato nel black metal, i Galadan Brood, e praticamente loro si rifanno appunto a una saga lunghissima di appunto, se non mi sbaglio, si chiama Malazar Book of the Fallen, il libro dei Malazan, dei caduti appunto in italiano, e praticamente è una saga fantasy scritta proprio da Steven Erikson, un autore canadese. Praticamente i Galadan Brood ci hanno costruito sopra una colonna sonora, se così vogliamo dire, ed è veramente qualcosa di clamoroso, epicità, cori, diciamo che dovete andare ad ascoltarli, ecco. Sicuramente, ecco, è molto, anche loro sono molto calmi, sono molto tranquilli, fanno tendenti al dungeon synth anche loro, però sono sicuramente tra i gruppi che dovete assolutamente conoscere per quanto riguarda l'atmospheric black, quello epico. Ora, signori, io finisco qui il mio video, grazie per avermi seguito. Se vi piace questo tipo di video, fatemelo sapere in qualche modo, così magari, ecco, continuiamo
questo format, se vi piace, che comunque sia, ok, oggi ho parlato dell'atmospheric epic, ma si possono fare tantissimi altri sottogeneri, magari, ecco, per avvicinarvi al black metal nel modo più giusto e sano possibile. Signori, grazie per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Io vi rimando alla prossima settimana per un nuovo video. Grazie a tutti.